Innanzitutto che rimettiamo al centro il ruolo delle parti, per cui il ruolo della contrattazione, e lo finalizziamo a un tema delicatissimo che è quello della gestione delle crisi. Questo accordo, questo documento introduce una filosofia nuova nella gestione delle crisi. Non solo il tema degli ammortizzatori sociali di cui chiediamo deroghe, proroghe, transizioni, ma il tema vero della ricollocazione, gestire le crisi affrontando il tema di un percorso per i lavoratori e anche mettendo in gioco quel 0,30% della mobilità che scadrebbe per le imprese. Oggi abbiamo convenuto con Confindustria che invece sarà gestito dalla bilateralità proprio per accompagnare i processi di ricollocazione oppure di flessibilità in uscita dei lavoratori. C'è un'idea nuova, più dinamica di affrontare le crisi, non solo gli ammortizzatori, ma introducendo quelle politiche attive fra di noi che il governo invece purtroppo non ha fatto seguire la riforma degli ammortizzatori sociali.